Ripeto, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Io mi chiamo Renzo Antolini, lavoro al Dipartimento di Fisica e collaboro con il Centro di Ricerca CIMEC e il mio collega Albrecht Tase lavora al Dipartimento di Fisica e al Centro di Ricerca CIMEC. Questa sera vi presenteremo il premio Nobel conferito quest'anno per le scienze chimiche. Premio Nobel che, vediamo se adesso riesco a farlo partire qua. Lo schema della presentazione sarà questo che vedete illustrato qui sullo schermo. È un premio Nobel che è stato conferito per lo sviluppo di microscopi a fluorescenza super risolta. Risolta, non risolta. Quest'anno il premio Nobel è stato conferito come riconoscimento per lo sviluppo di tecniche strumentali, di tecnologie, non per un'idea innovativa. Qualcuno mi ha detto che la chimica non ha forse grandi idee innovative da proporre ancora. In realtà, se andiamo a guardare negli ultimi 30 anni, circa un terzo dei premi Nobel per la chimica sono andati a tecniche, ma non è solo per la chimica. Se guardiamo la medicina e fisiologia, non è un terzo, ma più o meno siamo su 7 su 30, quindi circa un quarto dei premi sono andati anche in quel caso a premiare lo sviluppo di metodologie innovative. Perché ovviamente c'è un collegamento molto stretto tra lo sviluppo di strumentazioni innovative e il progresso della scienza e il riuscire a portare avanti l'asticella delle conoscenze scientifiche. Le due cose sono strettamente connesse. Non c'è dubbio che il premio Nobel conferito quest'anno per lo sviluppo di appunto, microscopi a super risoluzione apra una strada completamente nuova per lo studio a livello molecolare, soprattutto in campo biologico, in campo medico, quindi apre prospettive di ricerca estremamente interessanti. I vincitori sono indicati qui, sono un fisico che lavora negli Stati Uniti, un biochimico che lavora in Germania, è un chimico fisico che lavora negli Stati Uniti e i premi sono stati conferiti per, come indicato qui sotto, un'attività che loro hanno svolto negli anni 90, lavorando in modo indipendente e Stefanel ha sviluppato questa tecnica, cioè ha mostrato con un articolo pubblicato appunto negli anni 90 come sia possibile utilizzando dei fasci laser sia accendere un segnale di fluorescenza ma anche a spegnerlo. La capacità di mettere insieme l'accensione e lo spegnimento mediante una metodologia che chiamate emissione stimolata, l'insieme di queste due cose, come vi farà vedere tra un attimo il mio collega, permette di ottenere questo risultato interessante, di andare oltre la barriera della risoluzione prevista. Quasi negli stessi anni, lavorando indipendentemente, Bezig e Mörner si sono invece orientati a sviluppare tecniche per visualizzare singole molecole. Mörner, negli anni 90, è riuscito a lavorare con una molecola fluorescente, la GFP, una proteina fluorescente nel verde, e è riuscito a spegnere la fluorescenza di questa proteina e quindi mettendo un insieme di queste molecole fluorescenti in un gel a distanza maggiore della distanza che si può risolvere con le tecniche di microscopia ottica, è riuscito a far vedere che si riusciva a individuarle, a localizzare la molecola con una precisione maggiore. Anche qui poi mi sarà fatto vedere come si riesce ad arrivare a questo risultato. E più o meno negli stessi anni Bezig,
aveva in testa l'idea di cercare di localizzare delle molecole e localizzarle utilizzando fluorescenze a due colori diversi e sovrapponendo le immagini che si ottenevano utilizzando queste immagini a due colori diversi. La sovrapposizione di queste immagini avrebbe dovuto permettere di superare anche qui il limite di risoluzione. Pubblicò negli anni 90 un lavoro, diciamo, teorico in questo campo e qualche anno dopo, nel 2006, finalmente ebbe a disposizione molecole fluorescenti che però, non, invece che dare due colori diversi, avevano questa proprietà interessante, che potevano, si potevano variare i tempi di risposta di queste molecole. Il principio era sempre lo stesso e allora dimostrò praticamente che si poteva superare questa barriera. Perché è importante poter avere immagini, utilizzare immagini super risolte? L'utilizzo di queste immagini consente di individuare singole molecole, molecole di qualunque tipo, individuarle, è possibile quindi in questo modo anche seguirne il movimento e soprattutto in campo biologico, immaginate queste molecole che si muovono all'interno di una cellula o di strutture subcellulari ed è possibile seguirne il movimento nel tempo. È possibile anche con queste metodologie arrivare a fare un'etichettatura delle cellule, cioè è possibile utilizzare queste molecole che emettono segnali luminosi e possono essere individuate con grande precisione come delle etichette, dei marker di processi biologici normali, ma anche in caso di patologie, di processi patologici. Quindi veramente si aprono strade molto interessanti. Vediamo in che contesto si sono sviluppate queste tecnologie nuove. Entrano nel filone della microscopia. Da sempre, fin dall'antichità, diciamo, l'uomo ha cercato di potenziare le capacità dei propri sensi per riuscire ad avere informazioni dal mondo esterno. E tra i sensi la vista è il senso che più utilizziamo per acquisire informazioni. E dunque per poter vedere oggetti piccoli, ecco che bisognava riuscire a trovare un qualche trucco per andare oltre la capacità di risoluzione del nostro occhio. Noi con il nostro occhio riusciamo a risolvere grosso modo un decimo di millimetro. Ecco. Per andare oltre dobbiamo utilizzare strumenti e fin dall'antichità si conosce l'uso di lenti, o si sapeva le proprietà di ingrandimento di gocce d'acqua, ma bisogna arrivare alla fine del, scusate, alla fine del 500 per avere i primi strumenti ottenuti, chiamati appunto microscopi composti, perché erano dei tubi nei quali venivano messe più lenti, due, tre lenti all'interno di un tubo. E i primi risultati interessanti in questo campo furono ottenuti in Olanda da costruttori di, appunto, di lenti che realizzarono i primi sistemi, ma più o meno nello stesso tempo anche in Italia Galileo, che aveva costruito uno dei primi telescopi, si cimentò anche nel guardare, oltre che il molto grande, guardare anche il molto piccolo e costruì un primo sistema che chiamò Occhialino, comunque era un microscopio composto formato da due lenti, lo comunicò all'Accademia dei Lincei. In quegli anni, all'inizio del 600, era nata l'Accademia dei Lincei, Galileo faceva parte dell'Accademia dei Lincei, e un accademico dei Lincei, Faber, fu appunto la persona che all'inizio del 600 introdusse il termine microscopio, per indicare questo sistema che permetteva di vedere nel piccolo. Quindi microscopi composti, ma un contributo molto importante allo sviluppo della microscopia è stato dato da questo personaggio, Van Leeuwenhoek, con un nome quasi impronunciabile. Ci sono state lunghe discussioni già all'epoca sua su come doveva essere pronunciato quel nome. È un personaggio interessante perché proveniva da una famiglia di commercianti di tessuti, e dopo varie vicende si mise anche lui a commerciare in tessuti e gli serviva
delle lenti, servivano degli strumenti per vedere le fibre dei tessuti, quindi cominciò a costruirsi dei microscopi per vedere appunto le fibre dei tessuti. Ma invece che usare microscopi composti con più lenti, si ingegnò per costruire dei microscopi semplici, cioè con una lente sola, però doveva avere delle mani d'oro perché era abilissimo e riusciva a costruire delle lenti sferiche estremamente con una tecnologia estremamente raffinata, estremamente precisi, per cui riusciva ad avere degli ingrandimenti quasi 200x utilizzando una singola lente. Naturalmente con lo svantaggio, qui c'è una riproduzione di un microscopio, qui c'era sistemata la lente, questo è il portacampioni, naturalmente per riuscire ad avere questi ingrandimenti bisognava mettere la lente molto vicina, il campione molto vicino all'occhio, ma, e c'era una disputa in quell'epoca, se erano meglio i microscopi semplici o se erano meglio i microscopi composti, le immagini che riusciva a vedere col microscopio semplice, con qualche scomodità, però erano estremamente nitide. Le immagini con il microscopio composto, con le lenti di allora, erano affette da artefatti che le rendevano meno nitide, meno precise. E Van Leeuwenhoek si appassionò, quindi diventò un commerciante e scienziato, perché oltre che guardare le fibre dei tessuti cominciò a guardare tutto quello che gli capitava attorno, costruì centinaia di microscopi, ognuno adattato per una particolare applicazione, e fece tutta una serie di osservazioni molto interessanti, vide le fibre muscolari, la struttura a fibre del tessuto muscolare, scoprì i batteri, analizzava la placca dei denti e scoprì l'esistenza dei batteri presenti nella placca dei denti, la descrisse dicendo che c'erano più una popolazione nella placca dei denti, vicino ai denti, più grande della popolazione dei Paesi Bassi, cioè tanta movimento. Descrisse gli spermatozoi, descrisse le cellule del sangue, individuò la circolazione dei capillari. La cosa anche interessante è che non solo fece queste osservazioni, ma era un abile disegnatore, disegnava e descriveva le cose che aveva osservato e le comunicava mediante lettere alla Royal Society inglese di Londra. Naturalmente non venendo dall'Accademia, all'inizio non era preso in grande considerazione, tant'è che fu incaricato dalla Royal Society Robert Hooke, che invece era il microscopista ufficiale della Royal Society, che lavorava con microscopi composti, di andare a verificare se effettivamente le cose che aveva visto Leeuwenhoek erano vere o no, o se erano delle cose che si era inventato. E molto, molto seriamente Hooke riconobbe che i microscopi costruiti da Leeuwenhoek erano migliori del microscopio composto, confermò le osservazioni che avevano fatte Leeuwenhoek, però diciamo Hooke rimase dell'idea che tutto sommato era più comodo lavorare con un microscopio composto perché era meno faticoso, non doveva mettersi il microscopio vicino. Hooke è stato un grande della microscopia, scrisse anche questo libro bellissimo, Micrografia, nel quale erano riportate le immagini di tutte le strutture che aveva visto al microscopio, e in particolare il nome di Hooke è legato anche alla scoperta della struttura cellulare del sughero, che poi riportò anche in altri esseri viventi, allo sviluppo della teoria cellulare, che dice che appunto tutti gli animali, tutti gli esseri viventi sono formati da cellule. Quindi, dopo questo periodo pionieristico, la microscopia si è sviluppata soprattutto perché hanno iniziato a nascere, sono nate alcune ditte per costruire strumenti ottici, telescopi soprattutto, ma anche microscopi. E l'ambiente è rimasto sostanzialmente fermo fino al 1800. Il 1800 è stato un periodo importante per il progresso della microscopia, perché si è saldata una collaborazione molto forte tra fisici, ricercatori interessati agli aspetti biologici e medici, e industriali costruttori di strumenti ottici. Quindi queste tre professionalità si sono alleate ed hanno permesso un salto in avanti nella microscopia. In particolare una persona importante è il fisico Ernst Abbe, che è professore di fisica all'Università di Jena, che sviluppò una teoria fisica del microscopio, riuscì a stabilire
la legge dei segni, quindi quali erano le condizioni geometriche che dovevano essere soddisfatte per riuscire a ottenere immagini ingrandite senza avere aberrazioni cromatiche o sferiche, ma soprattutto anche stabilì il limite per la risoluzione della microscopia ottica, e questo limite è riportato su un monumento che a Jena ricorda Ernst Abbe, e questa è la formula che adesso tra un attimo vedremo e che appunto ci dice qual è il limite di risoluzione. Vale la pena ricordare che Abbe appunto è stato un grande fisico, ma anche a un certo punto si è messo a collaborare con la ditta Carl Zeiss, che era nata in quel periodo, divenne un collaboratore, poi ne condivise la proprietà più tardi, e quindi diciamo è un esempio di ricercatore, imprenditore interessante dell'epoca. Il limite di risoluzione è legato alla teoria della diffrazione che era stata introdotta in quel periodo, secondo la quale ogni punto che costituisce l'oggetto che noi vogliamo vedere lo possiamo immaginare come una sorgente di onde secondarie, di onde sferiche che si originano da ogni punto. L'immagine che si ottiene quindi dell'oggetto che noi guardiamo è una figura di interferenza, cioè la figura che si ottiene sommando tutte queste onde sferiche. Si sommano tra di loro e costituiscono l'immagine dell'oggetto. L'oggetto più semplice, uno degli oggetti più semplici che possiamo immaginare, è un punto, un'apertura circolare. Bene, l'immagine di un'apertura circolare è il cosiddetto disco di Airy, cioè se noi guardiamo sull'immagine l'intensità luminosa in verticale, rappresentata qui in verticale, ha questo andamento, no? Ha una specie di cupola, quindi c'è un massimo, poi c'è un minimo, queste sono le dimensioni spaziali x e y, però vedete che c'è un massimo, un minimo, poi ritornano dei massimi secondari, dei minimi secondari. Se guardiamo sull'immagine vedete che c'è una macchia chiara centrale, poi però c'è un alone nero, poi di nuovo un'altra zona chiara, ma meno chiara di questa centrale, poi di nuovo scuro, poi ancora meno chiaro, eccetera, eccetera. Se noi guardiamo l'immagine che si ottiene guardando due aperture circolari, due punti, quindi due dischi di Airy, otteniamo le immagini che sono mostrate qua. Cosa cambia dall'alto in basso? Che questi due fori vengono avvicinati sempre di più. Qui, se D è la distanza tra i due fori, qui vedete che sull'immagine voi riuscite a vedere che stiamo guardando due oggetti, sono riconoscibili due oggetti. Qui i due oggetti cominciano a mescolarsi, a questo punto sono così vicini che noi vediamo un oggetto solo. Quindi ecco che viene definita come allora risoluzione la distanza minima che hanno questi, che devono avere questi due oggetti per essere visti come distinti. E questa distanza minima, e questo è il risultato interessante di Abbe, dipende, è legata dalla lunghezza d'onda della luce che viene utilizzata. Vedete? Qui sopra c'è la lunghezza d'onda, qui questo è un indice che ci tiene conto del materiale che è interposto tra la lente che viene utilizzata per produrre l'immagine e l'oggetto, e questo è l'angolo di apertura della lente, l'angolo alfa. Quindi questa è la formula, vedete, questo è l'angolo di apertura e questa è la lunghezza d'onda. Vedete cos'è che cambia? Che la luce di colori diversi ha lunghezze d'onda diverse. Il rosso ha una lunghezza d'onda più lunga, il violetto ha una lunghezza d'onda più corta, e infatti la ditta Carl Zeiss, sfruttando questi risultati di Abbe, sviluppò dei microscopi che per migliorare la risoluzione lavoravano, invece che in luce bianca, lavorano in luce ultravioletta, quindi lavorando con luci che sono di lunghezza d'onda più corta si riesce ad aumentare la risoluzione, ma in ogni caso la risoluzione con la luce normale vedete che arriva a 200, grosso modo 200 nanometri, che vuol dire che questa è la minima distanza che riusciamo a vedere, a distinguere utilizzando dei microscopi ottici. Questo è il limite della microscopia ottica, come stabilito da questa relazione di Abbe, che vuol dire che nel campo biologico, se noi guardiamo le varie strutture, vedete che riusciamo a vedere fino a una cellula del mammifero, un batterio,
alcune strutture intracellulari come i mitocondri, che hanno dimensioni ancora superiori a questo limite di risoluzione, ma un virus, una proteina, le molecole più piccole sono fuori dalla fascia che permette un riconoscimento con la microscopia ottica. Come fare? Ecco allora che si sono sviluppate altre microscopie. Perché? Perché sono stati scoperti i raggi X, sono trovate altre sorgenti a lunghezze d'onda più piccole e, diciamo, per esempio la microscopia elettronica può essere una soluzione, ma la microscopia elettronica non permette di vedere campioni in vivo. I campioni devono essere preparati, devono essere maneggiati, quindi non è possibile utilizzarlo osservando in vivo degli oggetti. E adesso passo la parola al mio collega che vi illustrerà a questo punto qual è la novità che hanno portato i vincitori del concorso. Per entrare nel campo della microscopia moderna ci manca ancora un ingrediente che è la fluorescenza. Per spiegarlo vi ricordo il modello atomico di Niels Bohr, dove abbiamo nel centro un nucleo e gli elettroni su dei orbitali. E ora se vogliamo o se emettiamo o se esponiamo questo atomo o questa molecola con luce che ha un'energia che è in risonanza con due livelli energetici fra due orbitali, si riesce a eccitare questo atomo o questa molecola. E dopo la eccitazione c'è una fase di rilassamento vibrazionale e poi viene emesso un altro fotone di una lunghezza d'onda un po' più lunga, con un'energia un po' più piccola, e l'elettrono torna al livello fondamentale. E questa luce che viene emessa qui si chiama la fluorescenza dell'oggetto e è molto specifico per il materiale, perché quelle distanze energetiche sono un parametro del materiale specifico. E questo è un fenomeno molto generale, si vede per esempio qui una collezione di materiali, minerali fluorescenti che coprono tutto il spettro visivo, ma questa fluorescenza ovviamente esiste anche in campioni biologici, qui per esempio dei pesci marini che fluorescono dal blu via il giallo al verde. E questa fluorescenza ora usiamo per studiare i tessuti o i campioni biologici, ma non vogliamo concentrarci solo sulla fluorescenza intrinseca di questi materiali, ma ci sono strutture che non fluorescono nel visibile e che vogliamo studiare in ogni caso, allora c'è bisogno di colorare queste strutture e per quello esistono dei fluorofori artificiali con i quali si può marcare queste strutture e si vede che esistono in tutti i colori, ma esistono anche in un modo funzionalizzato, così che si attaccano a specifiche strutture dentro le cellule e ci permettono di colorare in un modo selettivo delle cellule, per esempio, o delle strutture, per esempio, via anticorpi che ci interessano. E voglio nominare un fluorofore esplicitamente perché è il più importante nella microbiologia, che è la proteina fluorescente verde, o Green Fluorescent Protein, e questo era tema del premio Nobel per la chimica in 2008. È un fluorofore che è stato estratto da una medusa e poi è stato decodificato il codice genetico di questo fluorofore, così che ora si riesce a introdurre questo
geneticamente nei campioni o nei modelli biologici, cellule o anche animali, così che si riesce a fare questi modelli, emettere fluorescenza anche senza che dobbiamo colorarli dopo in un modo invasivo. E per quello tanti di questi lavori che ora guardiamo si basano anche su questa proteina fluorescente verde. Ma questo non è ancora l'ultima generazione dei fluorofori, quelli che sono utili per queste applicazioni della fluorescenza o della microscopia di super risoluzione sono fluorofori attivabili e disattivabili. Qui vi do tre esempi, per te tre tipi, fluorofori fotoattivabili in modo irreversibile, che qui questo è un tipo di GFP che esiste in uno stato neutro dove non fluoresce, ma poi attivato con un luce violetto, questo via una reazione fotocromatico entra in un stato anionico in quale poi si riesce a eccitarlo e questo emette la tipica fluorescenza nel verde. Ma questo processo funziona una volta. Invece ci sono fluorofori fotoconvertibili che esistono negli stati, qui di nuovo è basato su GFP che fluoresce nel verde, ma ora fotoattivato o fotoconvertito con luce violetto si trasferisce in un stato che ora fluoresce in arancio e dopo qualche ciclo di fluorescenza questo si sbianca e si spegne. Il terzo gruppo sono i fluorofori fotoattivabili in modo reversibile. Questi esistono, hanno un stato, ora questo si è già spento, hanno un stato buio che non si riesce a attivare nel verde, invece attivandolo di nuovo col violetto diventa fluorescente nel verde, ma ora si può anche deattivare questo fluorofore con luce blu, ma deattivare anche in un modo reversibile, così questo ciclo di attivazione e deattivazione può essere fatto più o meno 100 volte e dopo anche questo si sbianca e si spegne. Ok, ora abbiamo tutto per guardare questa prima tecnica di microscopia super risolvente che si chiama microscopia a localizzazione fotoattivata o PALM, Photo Activated Localization Microscopy. E il primo lavoro che era fondamentale per il sviluppo di questa idea della localizzazione era un lavoro di uno dei premiati, William Mörner, in 89, che voleva osservare e studiare un singolo molecolo e lui usava un cristallo di terpentil e dopava questo cristallo con delle molecole di pentacene, ma siccome era chiaro che il fascio del suo microscopio è limitato dalla diffrazione a un certo dimensione, per osservare delle molecole singole lui ha dovuto cambiare o dovuto abbassare la concentrazione di questo aggiuntivo e lo faceva così che in un disco di aerei in questo limite di risoluzione c'era al massimo
una molecola in questo modo riusciva a detettare queste singole molecole e studiare, per esempio, faceva spettroscopia a queste molecole singole. E poco dopo, Betzig, in 95, veniva fuori con una idea ora come bypassare questo limite di diffrazione nell'imaging. E la sua idea era questa immagine dove vediamo che è completamente dominato dalla diffrazione, vediamo solo questi dischi e non si risolve tanto. Lui ora speculava, se fosse ora una caratteristica ottica che ci permetterebbe di distinguere o che fosse diverso fra distinte molecole, si riuscirebbe di estendere questa immagine due dimensionali in una terza dimensione virtuale che era dato da questa caratteristica ottica, e ora variando questo parametro ottico si riuscirebbe strato per strato individuare le singole molecole e localizzare la loro posizione, e una volta fatto questo si collassa di nuovo questo spazio tridimensionale che viene fuori è un'immagine dove sono localizzate le posizioni delle singole molecole che erano nascoste sotto questo pattern di diffrazione. Ma a questo punto nemmeno lui sapeva cosa potrebbe essere questo parametro ottico da usare. Come ha detto già Renzo, una idea era colore, ma era chiaro che per mille e milioni di molecole in un'immagine era difficile di colorare tutti in un modo da distinguere fra tutti questi queste molecole. In questo senso questa idea rimaneva teoria per un bel po' di tempo, fino al punto dove Mörner di nuovo ora forniva un principio che mancava a questa teoria, e questo principio era esattamente quello di attivare i foto e deattivare un singolo fluorofore. In questo lavoro pubblicato nel 97, lui per la prima volta di nuovo osservava singole molecole, e in questo caso lui scopriva che in GFP c'era un modo di accendere e spegnere questo fluorofore, perché esistono due stati, uno luminoso e uno buio, fra quale si poteva cambiare eccitandolo con luce diverse lunghezze d'onda, e che osservava poi era esattamente il stato buio dove non si vedeva nulla. Una volta fotoattivato veniva fuori questo disco limitato dalla diffrazione. Ma questo era esattamente quello che mancava ora a Betzig per finalizzare la sua idea della localizzazione. E questa idea ora funziona così. Immaginiamoci che abbiamo un oggetto che è più piccolo del limite di diffrazione, per esempio qui in forma di un anello, e questo prepariamo così che questo dovrebbe essere marcato ora con dei fluorofori fotoattivabili, e li prepariamo tutto nel stato buio. Poi li fotoattiviamo, ma con un fascio di una intensità bassissima che garantisce che tutte
queste molecole massimamente uno si accende. E ora usiamo il metodo standard di imaging a fluorescenza, raccogliamo tutti i fotoni che emette questa molecola e vediamo il tipico disco limitato dalla diffrazione, ma sapendo ora che questo viene da una molecola sola, possiamo estrarre più informazioni perché la molecola dovrebbe essere esattamente nel centro. Allora facciamo un fit a questo disco e da questo fit possiamo estrarre ora la posizione quasi esatto di questa molecola, e questa molecola la rappresentiamo con la sua posizione. Facciamo questo imaging fino a che questa molecola si spegne, si sbianca, e riiniziamo la procedura fotoattivando di nuovo con intensità bassa finché si accende una molecola nuova e di nuovo la localizziamo nel centro del disco qui e aggiungiamo questa posizione al nostro immagine, e così si continua fino a che abbiamo sbiancato tutte le molecole e abbiamo localizzato tutte le molecole su questa struttura. E questo ora ci permette di visualizzare una struttura che in principio dovrebbe essere nascosto completamente in questo disco. Questo ovviamente funziona anche con ora campioni più grandi. Qui dobbiamo non dobbiamo attivare una molecola singola, ma il limite è qui che i dischi non devono essere sovraimposti. Dobbiamo regolare l'intensità della luce che fotoattiva questi fluorofori così che vediamo solo dischi distinti di nuovo che vengono da una molecola ognuna, e nello stesso modo determiniamo il centro da questo disco che ora localizza le molecole singole, e continuiamo con una nuova fotoattivazione e alla fine riusciamo di ricostruire un oggetto che nella microscopia limitato dalla diffrazione sarebbe completamente nascosto. Questa procedura in realtà dobbiamo ripetere 10.000 volte fino a che in realtà un'immagine è al punto dove vediamo bene le strutture delle singole molecole. Qui ancora una visualizzazione di questo principio in un modo dinamico. Alla sinistra vediamo la fotoattivazione. Ogni volta qui vediamo dei dischi che poi analizziamo, localizziamo, e la localizzazione delle singole molecole sommiamo qui nella ricostruzione dell'immagine originale, e si vede subito che la risoluzione dei singoli punti è molto migliore di questo che raggiungiamo con la microscopia limitato dalla diffrazione. Ora, al punto dove Betzig aveva capito che questo è un schema rivoluzionario, lui non aveva posizione in accademia né fondi per realizzare questo progetto, ma era chiaro che lo voleva fare prima possibile, e così lui e il suo collega Harald Hess decidevano di realizzare questo progetto in un modo alternativo. Prendevano 25.000 euro ognuno dai loro risparmi e costruivano questo microscopio nel soggiorno della casa di Hess, e funzionava, e così vediamo qui il primo microscopio a localizzazione fotoattivata. E questa è la pubblicazione
al 2006 di questi primi risultati sulla nuova tecnica PALM. E cosa vediamo qui? È una cellula COS7 dove è marcato una proteina transmembrana dei lisosomi. Qui vediamo questi due lisosomi. E questa è un'immagine della microscopia convenzionale confocale dove questi membrani si vede abbastanza, dove non si vede tanta struttura in queste membrane. E ora applicando la tecnica PALM si vede come questi limiti di diffrazione sciolgono e sotto si vede la struttura delle singole molecole localizzato in questo modo che avevo spiegato. E un'altra immagine di questo lavoro qui, hanno marcato la rete di vincolina in una cellula e mentre il confocale non dava tante strutture, invece col PALM impressionante i dettagli che rimanevano nascosti e ora sono visibile con questo nuovo metodo PALM. Poi la tecnica veniva perfezionata da tanti gruppi e ora esistono dei microscopi PALM commerciali, anche perché la implementazione non è tanto complicato, serve un microscopio di fluorescenza convenzionale. Qui in un modo invertito, il campione è sopra, viene illuminato da sotto. Qui abbiamo una fascia laser che eccita la fluorescenza e ora l'unica cosa da aggiungere è questo laser di fotoattivazione che sopra imponiamo a questa fascia di eccitazione. La fluorescenza viene raccolta di una camera e rilevata di una camera e ora l'unica cosa un po' avanzata in questa tecnica ora la scelta del fluorofore fotoattivabile e la scelta dell'intensità con quale si dovrebbe fotoattivare questo campione e poi la procedura come ricostruire un'immagine da queste 1000 fotogrammi che devono essere raccolte per questa tecnica. Qui ancora un paio di esempi. Qui vediamo per esempio un singolo nucleo di una cellula di osteosarcoma che è stato colorato ora con due coloranti fotoattivabili, uno in rosso, uno in verde e in confocale si vede poco e usando il metodo PALM vengono fuori 70.000 molecole di istone e 50 in rosso e 50.000 proteine SNAV2H che è una proteina di rimodellamento della cromatina. Sommando i parametri di prestazione di questa nuova tecnica PALM, ora riusciamo di migliorare la precisione di localizzazione. Qui abbiamo il valore classico limitato dalla diffrazione e ora con questo parametro riusciamo di abbassare questo valore. Qui si vede la radice di n, dove n è il numero di fotoni che riusciamo di rilevare per molecola, che significa più segnale riusciamo di raccogliere una molecola, più preciso riusciamo di ricostruire questo disco e più precisamente riusciamo di localizzare il centro di questo disco e la posizione della molecola. La risoluzione minima riportata finora sono 13 nanometri. In questo lavoro dove si guardava le vescicole sinaptici
in un singolo neurone. È anche interessante, in questo lavoro sono coinvolto due premiati del premio Nobel, uno è Thomas Südhoff, che prendeva il premio Nobel di medicina in 2013 per i meccanismi di regolazione del traffico vescicolare. L'altro è Steve Chu, che è un fisico che prendeva il premio Nobel per una cosa completamente diversa nel 97, il sviluppo dei metodi per raffreddare e intrappolare atomi con luce di laser. E lui ha cambiato poi completamente campo, è diventato fisico, biofisico, e fra metà è anche stato per 3 anni il ministro di energia nel governo di Barack Obama. Ora si è ritirato e di nuovo si occupa solamente della ricerca, e come si vede con successo. Ok, la seconda tecnica premiata è la microscopia a svuotamento mediante emissione stimolata, o SED, Stimulated Emission Depletion Microscopy. Questa era un'idea di Hess che lui proponeva in 94, e anche qui lui capiva che non si riesce a manipolare il fuoco del microscopio, ma la cosa da manipolare è la distribuzione delle molecole nel campione che voglio osservare. Ma invece di fotoattivare queste molecole, lui proponeva di deattivarle in parte del fuoco. E in dettaglio, questa tecnica prevede la eccitazione delle molecole con una fascia tradizionale che in blu, che è limitato dalla diffrazione a 200 nanometri, ma ora la idea è subito dopo l'eccitazione, quando la molecola è ancora nel stato eccitato, si aggiunge un secondo fascio con una lunghezza d'onda un po' più corto, no, aspetta, un po' più lungo, meno energetico, che è in risonanza fra questi due stati, e illuminando la molecola con questa fascia succede una cosa che si chiama stimulated emission, emissione stimolata, che gli elettroni nel stato eccitato vengono forzato di rilassare nel stato fondamentale, emettendo esattamente lo stesso fotone che entrava qui alla molecola. In questo modo si riesce a rilassare la molecola prima che quella molecola si rilassa spontaneamente emettendo fluorescenza. Allora si svuota qui il livello eccitato nella regione dove c'è questa seconda fascia che chiamiamo anche la fascia SED, e ora se uno riesce a creare un fascio nella forma di questa ciambella, cosa succede? È il seguente, che ora in periferia di questo fascio limitato dalla diffrazione, le molecole vengono eccitato, e cosa rimane nel stato eccitato che può rilassare con fluorescenza è una distribuzione molto più piccolo di questo che si riesce a fare con un fascio limitato dalla diffrazione. E come si regola quella dimensione del punto centrale che emette ancora fluorescenza via la intensità del fascio SED,
aumentando l'intensità in questa ciambella togliamo più e più molecole di questi fianchi del nostro disco di diffrazione, e la larghezza di questa, la distribuzione delle molecole eccitate viene più e più piccolo. Se guardiamo qui in questo esperimento, senza questa fascia STET, la risoluzione sono 250 nanometri, limitato dalla diffrazione. Accendendo la fascia STET, ora questa risoluzione si abbassa, limitato ora solo dalla dimensione fisica delle strutture che sono state studiate in questo esperimento. E qui si vede il rapporto fra il fascio di eccitazione in centro e il fascio STET in periferia, e quando si cambia questo rapporto la risoluzione si migliora in questo modo. Anche qui la implementazione lo dobbiamo sovraimporre, queste due fasce, ma ora non solo spazialmente ma anche in tempo, perché subito dopo la eccitazione ci vuole questo fascio STET che deeccita il parte in periferia del nostro fuoco, e questo applichiamo a un punto nel nostro campione, la fluorescenza viene raccolta via lo stesso obiettivo. La ultima cosa, come si riesce a creare questa forma di una ciambella? Una idea è una maschera di fase. Questo potrebbe essere qui un piatto di vetro che impone una fase che varia qui in questo modo chirale fra 0 e 2π, e questa fase 0 e 2π sono identici, allora la fase varia in modo continuo qui in periferia, e solo nel centro ci sono tutte le fasi, e per quello la interferenza distruttiva crea un buco in centro di questo fascio. E questo è esattamente quello che vogliamo, e in questo modo ora riusciamo a ridurre il nostro risoluzione del microscopio a questo punto in un modo più basso di questo che permette il limite di diffrazione. Ora, se vogliamo vedere tutto il campione o fare imaging su tutto il campione, la cosa che dobbiamo fare ancora è scansionare il nostro laser sopra questo campione, e questo si fa con dei scanner, per esempio galvanometrici, con due specchi che ruotano, e poi lungo questo raster prendiamo l'immagine pixel per pixel del nostro campione. La implementazione è stata fatta da Hell 5 anni dopo, e qui lui applicava questa tecnica a un campione di nanocristalli, e con la microscopia confocale nell'ultravioletto si vede qui una struttura che sembra una struttura unica con un massimo. Accendendo ora la fascia STET si vede il limite di diffrazione si scioglie, e invece di un cristallo vediamo due nanocristalli adiacenti. Ma anche questa tecnica poi è stata perfezionata col tempo. Qui per esempio vediamo un esperimento dove si faceva imaging di vescicoli sinaptici in neuroni in vivo, e questa è l'immagine del confocale convenzionale, e ora accendendo la fascia STET nel stesso momento alla stessa posizione si vede che si riesce ad individuare ora le vescicole singole. Un altro esperimento qui dove si studia i microtubuli nelle cellule, qui sembra le dimensioni delle microtubule sembrano date da questo. Ora accendendo nello stesso immagine la fascia STET si vede che
invece le dimensioni fisiche di questi microtubuli sono molto più piccole e la cosa che sembrava un tubolo ora viene fuori che invece sono due. Ok, anche qui i parametri di prestazione, la precisione di localizzazione ora riusciamo di abbassare dipendente dal parametro che abbiamo visto prima, la intensità della fascia STED, che si riesce a risolvere qui i valori più piccoli rapportati finora sono 8 nanometri in centri di colore in diamante, 20 nanometri con fluorofori organici e 50 nanometri in proteine fluorescente. Qui si vede questo esperimento nel diamante, questo è il disco dato dal limite di diffrazione e qui si vede cosa si riesce a fare aggiungendo questa fascia di STED. Il secondo esperimento qui con fluorofori organici, in cui guardiamo nuclei in cellule di Xenopus, nel confocale non si vede assolutamente niente, accendendo il STED si riesce a risolvere questi complessi di pori nucleari con dimensioni a 20 nanometri. Allora, con questo importante il tempo di acquisizione in questo STED è molto più corto di quello che nel PALM, dove abbiamo visto c'è bisogno di sovraimporre 10.000 singole fotogramme per ricostruire il obiettivo. Invece qui questa immagine si riesce a acquisire con una scansione solo che può durare 200 millisecondi solo. Per riassumere tutta questa storia di questo premio Nobel, tutto iniziava con l'idea di Myrna di ridurre la distribuzione delle molecole nel suo cristallo a un livello che nel fuoco del microscopio c'è massimo una molecola. Poi lui anche riusciva di osservare per la prima volta la fotoattivazione e deattivazione di una singola molecola. Questo era esattamente il meccanismo che mancava al proposal di Betzig per realizzare la sua idea della microscopia PALM. E anche Hell probabilmente è stato ispirato da questa idea che uno dovrebbe invece di lavorare sulla struttura del fascio del microscopio, sulla distribuzione delle molecole nel campione, e dopo il proposal, 5 anni dopo, per la prima volta lui riusciva di abbassare il limite della diffrazione in questo modo STED. E con questo siamo arrivati oggi al punto dove dovremmo chiederci ora cosa rimane da fare. E se vogliamo studiare sistemi biologici in tutti gli aspetti, abbiamo bisogno di un metodo di imaging tridimensionale, ma che anche risolve la dinamica di certe strutture. Allora ci vuole una nanoscopia in 4 dimensioni. E cosa è ancora fattibile oggi? Qui vediamo un esempio per la microscopia a fotoattivazione, la microscopia PAN in 3 dimensioni. Qui si usa una tecnica che si chiama light sheet microscopy per espandere il principio in 3 dimensioni. Si illumina il campione con un strato di luce
selettivamente, piano per piano, in questo modo si ricostruisce una struttura tridimensionale. Qui vediamo il light sheet microscopy limitato dalla diffrazione e qui vediamo quello raccolto acquisto con Palm, e nella sovrapposizione vediamo le dimensioni delle strutture che riusciamo a risolvere con Palm e che sono nascoste qui nel modo classico. Invece, per quanto riguarda la risoluzione temporale, qui il STET ha il vantaggio che è molto più veloce. Qui vediamo il reticolo endoplastico di una cellula in vivo, come si deforma. Qui si vede 100 immagini, ognuno con 190 millisecondi, e possiamo vedere anche processi molto veloci in vivo. Il problema per il futuro sarà di espandere ora il principio PALM nella quarta dimensione in tempo, perché qui abbiamo visto che ci vuole un sacco di tempo per tutta la ricostruzione di singole immagini, e anche sul lato STET abbiamo un problema della espansione del principio nella terza dimensione, perché abbiamo visto che questo fascio STET ha una geometria duodimensionale e non è tanto facile ora di costruire l'equivalente che deattiva le molecole in un fuoco tridimensionale. Allora, questo rimangono le sfide per il futuro se vogliamo sviluppare una nanoscopia completa che risolve tutti i processi biologici anche in quattro dimensioni. E con questo abbiamo finito. Se avete domande. Nella spettroscopia PALM, per capire meglio. Nella spettroscopia PALM. Si sente, sì. Vorrei capire un po' meglio. Dunque, mi sa che il trucco è nell'eccitare con una bassa intensità le molecole, ma è un fatto probabilistico che io ne eccito poche e per cui posso ricavare le immagini di quelle poche e poi non le eccito più perché non si possono più eccitare quelle stesse, no? Sì, infatti qui... Perché non eccito tanto anche con quella bassa intensità? È un fatto probabilistico? La cosa da evitare è semplicemente che vedo un overlap dei due dischi che poi non mi permettono o non mi danno più la sicurezza che c'è una molecola nel centro. Poi ho di nuovo il problema che non so se ci sono due strutture sotto questo disco o una, e in questo modo non riesco a localizzare singole molecole. Qui ovviamente sì, uno deve trovare un compromesso fra la intensità bassissima che poi eccita troppo poco e non si riesce più a acquisire immagini in tempo pratico, e quella condizione che questi dischi devono rimanere separate. Grazie. Questo principio è stato realizzato praticamente su campioni duodimensionali prima, sulle cellule. Ora, cosa avevo fatto vedere alla fine è
un campione dove ora l'eccitazione viene fatta da un strato di luce che viene che entra il campione in un modo trasversale e in questo modo seleziona un strato nel campione tridimensionale in quale vengono eccitate queste molecole e variando ora la posizione di questo strato posso scansionare tutto il campione tridimensionale e ricostruire questa forma in 3D. Tomografia, sì. Mm-hmm. Grazie. È chimica in questo senso che si vede da, che tanto dipende dai fluorofori, dal punto di vista dell'ottica non è tanto innovativo. La innovazione veniva da questi fluorofori che sono stati sviluppati in questo ambiente. E per quello anche Myrna è stato parte del vincitore, perché lui con il suo lavoro che ha scoperto questo effetto di attivazione e deattivazione, questo era essenziale, altrimenti non sarebbe possibile questa tecnica. Myrna era nella lista dei candidati per il Nobel già da un po' di tempo, gli altri due sono comparsi solo quest'anno. Ma Myrna era già stato preso in considerazione da un po' di tempo. Nei laboratori qua a Trento, che tipo di microscopi ci sono? Nel nostro laboratorio noi lavoriamo anche con metodi di fluorescenza avanzata. Noi usiamo soprattutto tecniche non lineari, che sono tecniche come la eccitazione a due fotoni. Questo è un metodo che non permette super risoluzione, almeno non nel modo in cui lo usiamo noi, ma questo permette per esempio intrinsecamente la risoluzione tridimensionale di un campione. Con questo riusciamo a vedere proprio in campioni anche molto profondo e riusciamo a risolverlo in tre dimensioni. Qui si può sempre aggiungere questi componenti STET, per esempio, questa è un'opzione che noi consideriamo, per esempio, perché probabilmente questa è anche la direzione in quale si svilupperà questo settore di super risoluzione, che vengono combinati diverse tecniche ora per avanzare e per risolvere i problemi che ci sono ancora. E qui infatti a Trento ci concentriamo su microscopia multifotone, poi una cosa che si chiama seconda armonica, è ancora un metodo che permette di vedere strutture regolari, per esempio fibre muscolari, e un metodo molto interessante perché non è invasivo, non c'è bisogno di eccitazione, non c'è nessun processo di assorzione, il medio è solo media la interazione fra due fotoni che poi vengono convertiti. Allora, luce infrarosso viene convertito da un campione in luce verde che poi detettiamo senza che nessuna assorzione è stata. Succede, e questo è molto buono se tu vuoi guardare un processo lungo in un campione, per esempio, senza distruggerlo, perché ogni processo di assorzione, come abbiamo visto, causa un sbiancamento, e se vuoi evitare questo in un campione in vivo, per esempio queste strutture, questi processi di seconda armonica sono un'alternativa molto interessante. Da profano, mi ha colpito molto che tutti gli esempi che avete fatto, anche l'ultimo che ha fatto lei, sono in campo biologico. Mm-hmm. E invece per altri settori, per indagare la struttura della materia, per cosa può essere utilizzato?
Abbiamo visto, per esempio, questo lavoro, questo lavoro di, alla fine, dov'è? No, qui nel, con centri di colori in diamante, questo per esempio, questo non è un campione biologico, e questo per esempio permetterebbe di individuare per esempio difetti in cristalli, perché questi centri di colore sono nient'altro che difetti in un cristallo perfetto di diamante. E questo per esempio sarebbe un'idea se uno vuole analizzare microstrutture, che ovviamente qui la microscopia elettronica è un'alternativa che funziona abbastanza bene, ma questo sarebbe un'idea che da qualsiasi, c'è sempre bisogno di una struttura fluorescente, ma in materiali che hanno queste strutture tutti questi metodi possono essere estesi in tutti i settori dove c'è bisogno di imaging molto preciso, per esempio nella analisi di materiali, di microstrutture, per esempio anche nella nanofabbricazione di strutture elettroniche. Solo ci vuole sempre una fonte di fluorescenza. Può essere usata in qualunque settore, ma è evidente che dove fa la differenza forte è su preparati biologici, quindi per la biologia e per la medicina è veramente uno strumento che fa fare un grosso passo in avanti, perché si possono analizzare campioni in vivo, quindi cosa che non si può fare con la microscopia elettronica o con altre tecniche. Quindi questo è un grosso vantaggio. E diciamo, se pensiamo che la medicina sta ormai entrata nella fase della medicina molecolare, dove esistono sistemi di marcatura meno precisi, quindi non a queste risoluzioni, ma che possono essere usati anche sull'uomo in clinica, pensiamo alla medicina nucleare, pensiamo a certi mezzi di contrasto per la risonanza magnetica, allora è evidente che l'evidenziare processi biologici normali o patologici in grande dettaglio molecolare in strutture comunque in vitro poi diciamo consente di fare quello che si chiama la traslazione a sistemi, appunto, a interi organismi e quindi a campo medico. Quindi questa tecnica si inserisce in uno strumento importantissimo in un contesto di metodologie di imaging molecolare che arrivano fino all'applicazione medica. Quindi da questo punto di vista è veramente un grosso passo avanti.